ti cerca, ma guarda continuamente i tuoi stati e le tue storie. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e fai una donazione al canale se vuoi. Basta che vai sotto il video e clicchi su il tastino Super Grazie. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino Abbonati, vicino al tastino Iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. E ti ricordo di ovviamente mettere un like e condividere il video con i tuoi amici. Ma veniamo al tema. Non ti cerca, ma guarda continuamente i tuoi stati e le tue storie. Allora, capita spesso questa situazione di un uomo col quale hai interagito, che poi sparisce, ma continua a spiarti nei social guardando i tuoi stati e le tue storie. Allora, perché capita questo? Beh, diciamo, ci sono tanti uomini che utilizzano questa strategia. E per diversi motivi. Da un lato, perché in realtà non li hai coinvolti, non li hai coinvolti a sufficienza per farli innamorare, perché altrimenti uno non sparisce. Questo te lo devi mettere nella testa. E al 99,99% questo vede un'altra donna o altre donne, questo devi anche darlo per assodato, non è possibile che non veda altre donne. E quando fa questo è perché ce n'è altre. E il suo obiettivo è di vedere cosa fai tu per tenerti in caldo, diciamo, per capire un attimino come ti muovi, cosa fai, per poi eventualmente ricercarti, tenerti e volerti, insomma. Ecco che questo fa sì che questa persona comunque diciamo, non è coinvolta con te, ma però, come dire, anche il coinvolgimento non è un qualcosa o tutto o niente. Diciamo che in una scala da 0 a 100 è coinvolto al di sotto del 30, del 30%, mentre invece una relazione che funziona ci deve essere un coinvolgimento almeno del 70%, quindi devi recuperare questo gap. Allora, quello che puoi fare in questi casi è semplicemente quello di evitare tu di cercarlo assolutamente, devi evitare di cercarlo e di guardare i suoi stati e le sue storie, perché lui non deve capire che tu lo stai guardando, devi assolutamente fottertene e fare dei periodi in cui sparisci completamente, non posti stati, quindi non posti storie, non cambi stati per diciamo un certo periodo, devi farlo per almeno una decina di giorni, ovviamente, se poi lui in modo tale da lasciare anche fino a 21, comunque, però non è necessario avere uno contact di 21 giorni. Poi inizierai a mettere a postare delle storie. Intanto, in questo periodo, quello che devi fare è trovarti altri uomini, cioè tu non puoi restare legata a uno, quindi che si comporta in questo modo. L'unico modo per recuperare la relazione, per coinvolgerlo, l'unico modo eventuale per farlo innamorare è quello che tu naturalmente metti in campo altre situazioni, quello che tu naturalmente trovi degli antagonisti. Se non trovi degli antagonisti, non ci sono possibilità. Questo te lo posso garantire, è certificato. Gli antagonisti devi trovarli a tutti i costi. E tra l'altro devi farlo per te, devi imparare a darti emozione. Quindi impara a flirtare con altre persone, impara a mettere in campo altre situazioni. Poi, una volta che tu ti sei trovata i tuoi tanto lui, oltre a spiare gli stati, spierà un po' tutto, no? Spierà anche le storie, che ti scrive solo le storie. Insomma, devi trovarti delle persone che in qualche modo ti corteggiano e persone che in qualche modo siano migliori di lui, o esteticamente, o più giovani, o anche socialmente, persone che sono, diciamo, ma non è facile. Non importa che sia facile o difficile, tu devi interagire perché tanto gli esseri umani proiettano. Già il fatto che non lo cerchi
che non guardi niente, che non guardi i suoi stati, gli genererà un dubbio. E posso garantirti che se tu agisci in questo modo e lui percepirà che c'è l'intrusione, tra virgolette, di altre persone, verrà a cercarti. Intanto, ecco, una cosa che devi fare, poi quando rimetterai degli stati delle cose o delle foto, eccetera, dovrai fare un'operazione di rinnovamento, quindi per diventare più intrigante. Questo è sempre possibile farlo, diventare una donna intrigante, diventare una donna che piace, diventare una donna seducente. Questo devi imparare a farlo. È molto importante, fondamentale, perché se non fai questo, non raggiungi poi di fatto nessun obiettivo. Se non ti presenti come una donna intrigante, seducente, che sa coinvolgere, che sa far innamorare. Questo è un punto molto importante. E la cosa fondamentale poi che devi fare è quando lui ti cercherà, perché devi attendere fin tanto che non ti cerchi, dovrai gratificarlo logicamente, ma penalizzarlo analogicamente. Cioè dirgli: ah, che bello, ti sei fatto sentire, ah, mi fa piacere, ti fai sentire così. Guarda, è un periodo che però ho un sacco di cose da fare, di impegni. Ma dai, capiterà l'occasione che ci vedremo. Se lui ti dice un giorno, vediamoci, che ne so, al parcheggio del cimitero, giorno X, no, guarda, un invito a cena, sai, da un amministratore delegato molto importante di un'azienda, mi interessa anche per migliorarmi sul lavoro. Faccio un esempio e butto lì una cosa. Comunque deve essere sempre un grande Cesare che ti cerca, deve essere sempre una persona molto importante, una persona che in qualche modo può essere una persona valida che ti dà, diciamo, più di quanto ti potrebbe dare lui. Ecco, se tu agisci in questo modo, intanto ferisci il suo ego e poi vai in qualche modo a, diciamo, colpirlo proprio nel suo orgoglio di maschio, e questo gli genera emotività. Ovviamente è molto importante che tu non accetti l'invito, perché vai a creare una sorta di sfida e i maschi si agganciano tantissimo quando c'è la sfida. Se tu accettassi l'invito, saresti subito fregato. Deve fare delle cose per te, dovrai fargliela sudare a lungo questa cosa. E quando ci andrà a letto, dopo dovrai sparire completamente, sparire totalmente, perché lui deve pensare che ha fatto, che non ti ha dato piacere. E quindi questo lo spingerà ancora di più a fare altre cose per te. Metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E se vuoi fare una piccola donazione, anche un caffè, ben accetto, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi abbonamenti, vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, seleziona l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto.